Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Politica Oggi. Parleremo ovviamente di questa campagna elettorale, ormai siamo arrivati alle ultime battute. Oggi con me in studio Giorgio Randazzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Giorgio Randazzo, candidato alle regionali con Mennello Musumeci nella lista Sarà Bellissima. Diventerà Bellissima, scusami. Allora, come procede questa campagna elettorale? Come definiresti il tuo percorso di campagna elettorale? Ma io sono molto sereno perché il mio contatto con la gente si è sempre mantenuto negli anni e non solamente dovuto ad una scadenza elettorale. Abbiamo puntato a fare una campagna elettorale di qualità, con la qualità della gente, ovvero con uomini e donne liberi per bene, che non hanno alcun interesse personale affinché io venga eletto, ma che hanno solamente una grande voglia di riscatto a seguito della delusione di questa classe dirigente e soprattutto di questa deputazione che non è stata in grado di rappresentare il territorio, ma che ha solamente sfruttato l'occasione per rimpinguare le proprie tasche e migliorare le proprie condizioni di vita. Quindi mi sono molto sereno, in quanto avendo questo tipo di elettore, questa gente per bene, pulita e libera, non ho paura di alcuna contaminazione ai fini del risultato elettorale. Siamo presenti in tutti e 24 comuni della provincia. Abbiamo gruppi organizzati in ogni angolo di questa provincia, oltre a un nutrito fardello di persone della società civile, imprenditori, professionisti, operai su Mazara del Vallo, e credo che questo risultato sarà ottimo, che decreterà la mia elezione all'Assemblea regionale siciliana. Dopo la tua esperienza da consigliere comunale, come nasce quindi la volontà di volersi appunto affacciare a questo mondo della deputazione regionale, che sono due cose simili sotto certi punti di vista ma molto diverse? Nasce dall'esigenza da cittadino di poter dare delle risposte in prima persona al mio territorio. Per fin troppo tempo in consiglio comunale mi è stato detto, su qualsiasi argomento che va dall'ospedale alla questione SNAM, agli oneri di urbanizzazione e tante altre argomentazioni di una certa rilevanza e impatto sulla città, che quella non era la sede adeguata per rispondere su questi problemi. E a questo punto il mio passaggio è stato del tutto naturale. Stiamo tentando di crearci la sede opportuna, ovvero entrando all'Assemblea regionale siciliana, per evitare qualsiasi scusa che purtroppo gli addetti della politica locale lanciano per camuffare la loro incompetenza e la loro mancanza di vicinanza a tutto il territorio. Questa città, per non avere un deputato con gli attributi, ha perso la sede del Tribunale, questa città ha perso la sede della Camera di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, della Riscossione Sicilia. Questo ospedale è stato classificato di base perché non ha avuto una deputazione presente, per non parlare della questione SNAM, che ha distrutto 30 anni fa il nostro territorio, e ora che c'era l'occasione di rimettere tutto in discussione tramite il rinnovo trentennale, l'amministrazione ha fatto orecchie da mercante e nemmeno il nostro deputato Grillino, persona per carità per bene e leale, ha avuto il coraggio o la libertà, credo che sia una questione di libertà, di opporsi a determinati meccanismi dettati dalle lobby, dai gruppi di potere, da chi ha le clientele e da chi perpetua ancora in questo territorio il cosiddetto voto di scambio. La mia è una rivoluzione pacifica e democratica, insieme a tantissima gente che un anno e mezzo fa mi ha chiesto di fare un passo importante che porterà il sottoscritto a organizzare sin dal 6 novembre un tavolo tecnico con tutte le forze positive in maniera trasversale da destra a sinistra per governare la città che verrà, al netto di tutte quelle forze politiche che oggi hanno il coraggio di ripresentarsi, di riciclarsi, che hanno distrutto il nostro territorio e addirittura lanciano slogan fuorvianti nonostante il loro passato, che non basta indignarsi ma bisogna agire, ma nel frattempo camminano con qualche pregiudicato in questa città che ha distrutto la regione siciliana. Io contesto questa gente, contesto chi perpetua ancora il voto di scambio, chi ricatta le persone, chi fa intimidazione, pressing psicologico anche al libero cittadino che decide di andare a seguire un semplice comizio o una manifestazione elettorale in un comitato elettorale.
A Mazara si sta superando ogni limite. La gente non è più libera di esprimere la propria opinione, di presenziare alle manifestazioni o nemmeno di non andare a votare o di votare per chi decide. Cioè, questa è una vergogna. Quindi in questo territorio abbiamo bisogno di uomini liberi, senza padroni e senza padrini, e che abbiano un senso nobile del concetto di libertà. Bisogna ripristinare la libertà in questo territorio. La tua quindi la definiresti una voce fuori dal coro? Assolutamente sì. Io rappresento la normalità. Tutti coloro i quali hanno un incarico politico che vada dal consigliere comunale al presidente della Repubblica dovrebbero dettare le proprie azioni da un concetto di libertà. Nessuno ha il vincolo di mandato, lo dice la legge, nessuno è obbligato a fare ciò che dicono i movimenti, i partiti, gli onorevoli, gli assessori regionali, figuriamoci il presidente della regione. Ognuno dovrebbe agire secondo coscienza in un solo interesse, quello della collettività, che è stato per troppo tempo messo da parte per altre logiche che non mi appartengono e che ho avuto modo di denunciare non soltanto nelle sedute consiliari attraverso interventi di una certa rilevanza, di una certa importanza, ma anche di un certo rischio per la mia incolumità e per quella della mia famiglia. Le ho denunciate anche nelle aule di tribunali, nella Guardia di Finanza, dai Carabinieri e dalla Polizia. Perché in questo territorio c'è un'emergenza non solo politica, c'è un'emergenza giudiziaria. Qui si maturano scelte e condizioni che la magistratura fa finta di non vedere, insieme a tante altre forze politiche che fanno finta di non vedere. Io sono qui per questo, per fare giustizia in questo territorio e dare, regalare ai miei cittadini di tutta la provincia di Trapani una deputazione a chilometro zero. È così difficile trovare la legalità all'interno della politica. Abbiamo assistito a una campagna elettorale in cui la parola d'ordine era proprio legalità. È tanto difficile trovarla in politica? Assolutamente sì, perché per troppo tempo i partiti, i movimenti hanno preferito alla legalità, alla trasparenza, a uomini e donne onorabili di ricoprire determinati incarichi, hanno preferito affidarsi ai numeri, chi porta un determinato fardello di numeri, e lo vediamo nella composizione delle liste. Io non mi nascondo, nonostante siano nostri alleati, in Forza Italia abbiamo problemi di liste pulite, questo è qualcosa di vergognoso. Ma dall'altra parte abbiamo un candidato presidente nello Musumeci con la schiena dritta, una persona per bene che ha dimostrato di saper fare e fare bene, che ha imposto un sistema di regole etico e morale all'interno di Diventerà Bellissima, che oggi ci consente di dire che Diventerà Bellissima è tra i movimenti più puliti. Non c'è un deputato uscente, forse uno, nella provincia di Ragusa. Ci sono tutte persone che hanno intenzione di spendersi in questa squadra di governo per il benessere della regione siciliana, e soprattutto in provincia di Trapani abbiamo una lista con l'età media più bassa di tutta la regione siciliana. E questo significa che oltre alla volontà di governare, governare bene, c'è un'altra volontà essenziale di questo grand'uomo Nello Musumeci e di tutti coloro i quali si sono impegnati nella formazione delle liste: quello di creare una nuova classe dirigente che sappia dare risposte e che si possa misurare nelle prossime competizioni elettorali che ci saranno a breve termine. Ricordo ai cittadini che questo è solamente un passaggio, quello delle elezioni regionali. Ci saranno molto probabilmente le provinciali, ci saranno le elezioni politiche, per poi culminare in una serie di scadenze elettorali e amministrative sparse per tutta la provincia. Il mio è un progetto civico, è una rete di piccoli comitati o più grandi in base ai comuni in cui andiamo, che di uomini per bene e donne per bene che vogliono cambiare pagina in questo territorio, e ci presenteremo in ogni singolo comune della provincia di Trapani. Dal 6 novembre l'impegno sarà questo: dare un'alternativa credibile, che non sia finta nei termini rivoluzionari come propone qualcuno, all'interno del classico sistema politico. Come ben visto, durante il fine settimana io ho ricevuto la visita, oltre che del candidato presidente Nello Musumeci, anche del segretario nazionale del CDU, l'onorevole Mario Tassone, per testimoniare il suo appoggio a livello nazionale sottoscritto tramite i valori cattolici democristiani, ma anche dall'altra parte abbiamo visto anche il segretario nazionale del movimento sovranista, che Gianni Alemanno. Questo non significa che io abbia aderito a uno
all'altro movimento, o il fatto che magari altri movimenti del territorio come Generazione Futuro, come Riva Destra, come soggetti che militano di fatto in movimenti di sinistra abbiano sposato la mia candidatura, non significa che io abbia aderito a ogni singolo movimento. Significa che questo gruppo di persone stanno scommettendo sulla mia trasversalità attraverso un meccanismo semplice. In questa città, in questa provincia di Trapani, su di me si è scavato un solco. Da un lato i delinquenti che militano nel solito agone politico e dall'altra parte le persone per bene. Io ho l'orgoglio e l'onore di rappresentare tutte le persone per bene, al di là del fatto che siano comunisti, di destra, liberali, repubblicani o cattolici, democristiani. Oggi bisogna fare questo distinguo. Tutte le persone positive per bene di questo territorio devono avere il coraggio di ammainare le bandiere ideologiche classiche al quale abbiamo assistito in questo cinquantennio di Repubblica e mettersi insieme per concorrere al bene comune. Questo non è un inciucio. Mettere persone di destra, di sinistra, di centro insieme non è un inciucio. È fare fronte comune nei confronti della delinquenza politica che purtroppo viviamo in questo territorio e soprattutto a Mazara del Vallo. A Mazara del Vallo c'è gente che ricatta le persone. A Mazara del Vallo ci sono impiegati comunali non stabilizzati che vengono minacciati affinché non venga rinnovato il contratto solamente perché votano per me. A Mazara del Vallo ci sono scrutatori che non sono stati sorteggiati, che sono stati chiamati uno per uno da chi si indigna in cambio di 50 euro per presentare i seggi. A Mazara del Vallo accade che ancora davanti ai seggi vedremo persone con le 10 euro in tasca. Questa è la maggiore indignazione che deve avere il nostro territorio. Il cittadino deve avere uno scatto d'orgoglio su questo e votare uomini liberi. La mia proposta è questa: offrire un uomo libero al mio territorio, fuori da schemi e marcature classiche. Offrire alla mia gente una rappresentanza che se ne sbatta le scatole, per dirla così, domani dal futuro presidente della regione, nel momento in cui faccia scelte che siano scellerate o quantomeno che danneggino sulla carta gli interessi del territorio, come ho dimostrato in consiglio comunale. Infatti, stavo dicendo questo, l'hai proprio dimostrato questo in consiglio comunale, che nel momento in cui non ti è andata più bene un determinato tipo di comportamento, hai fatto la tua strada. Sì, in consiglio comunale è capitata una cosa vergognosa. Io sono stato tra coloro i quali si è opposto all'affidamento all'esterno ad una società privata organizzata da quattro delinquenti del nostro territorio che avevano intenzione di mettere le mani in tasca dei nostri cittadini, non capendo che purtroppo i cittadini mazzaresi, come i cittadini di tante altre realtà, non è che non vogliono pagare le tasse, non possono materialmente pagarle perché devono optare tra il pane da portare a casa e tra pagare le tasse. Io mi sono opposto insieme ad altri consiglieri comunali all'approvazione di questa delibera e sono stato insultato, minacciato e buttato fuori dalla maggioranza consiliare solamente perché la pensavo diversamente. Quindi va bene fare squadra di governo, va bene appoggiare un candidato sindaco, un candidato presidente, più che un'altra coalizione o maggioranza, ma solamente se questo indirizzo di queste persone viri dritto verso l'interesse collettivo. Io non ce l'ho col sindaco, nemmeno con l'amministrazione, nemmeno con i miei colleghi consiglieri comunali. Io ce l'ho con tutto quello che è stato perpetrato in questo territorio in termini di delibere e di scelte scellerate. Mazara del Vallo è la città più distrutta a livello economico sociale rispetto a tutti gli altri comuni della provincia di Trapani, solamente perché abbiamo un'amministrazione assente, addirittura qualche assessore o rappresentante dell'amministrazione non va più al comune in questa città, però dentro il conto corrente 2.200 euro al mese arrivano ugualmente a fine mese, il 27. In questa città che viveva di pesca, a causa di qualche deputato che oggi crede di rappresentare ancora il rinnovamento, sono stati demoliti oltre 300 pescherecci e nel momento in cui alla prima marineria d'Italia gli togli 300 pescherecci con tutto l'indotto, di cosa deve vivere questo territorio? Non è più la prima marineria, non credo che sia nemmeno la seconda, forse sarà l'ultima come marineria Mazara del Vallo. Questo perché c'è stato un ragionamento teso al breve termine, a godere nel breve termine, tramite una logica della demolizione vergognosa che ha portato gli imprenditori a uscirsene dal settore.
Io il mio impegno, non la mia risoluzione, io non prometto risoluzione dei problemi, io prometto di sbattere pugni nelle scrivanie che contano per ogni problema di questo territorio. Il mio impegno col prossimo governo regionale è che si adottino bandi e logiche attraverso il quale l'imprenditore sì ha l'opportunità dopo una vita di lavoro di uscirsene dal settore attraverso la demolizione, ma lo spirito del 70%, 80% dell'attività legislativa deve essere quella di indirizzare, aiutare gli imprenditori al rinnovo della flotta, all'ammodernamento dei sistemi di pesca e soprattutto si deve far valere l'autonomia siciliana nei confronti di un'Unione Europea assente che ha martoriato i nostri pescatori, i nostri armatori attraverso scelte politiche tendenti alla pesca oceanica e non a quella del Mediterraneo. Questo deve fare il deputato regionale e Mazzara non ha avuto un deputato regionale, Mazzara ha avuto passacarte. Siamo stanchi di avere deputati regionali che sappiano solamente spostare un'autorizzazione da un ufficio all'altro per il singolo cittadino. Ci vuole anche questo, interessarsi dei piccoli gruppi, del singolo imprenditore che magari subisce qualche ingiustizia dal cancro più grande di questa Sicilia che è la burocrazia, ma bisogna soprattutto essere bravi e competenti attraverso un team di professionisti a tradurre le esigenze del territorio in attività legislativa. Questo manca in questo territorio. Beh, sicuramente lo sviluppo della pesca però passa dal Porto Canale a Mazzara del Vallo. Assolutamente sì. Che fine ha fatto il Porto Canale? A quando questa risoluzione? Ne sentiamo parlare da decenni ormai. Sì, ormai sono 7 anni che questa amministrazione litiga sulla stampa e annuncia ogni settimana l'inizio dei lavori del Porto Canale. Ogni settimana c'è un annuncio. Un comunicato che è sempre uguale, come quelle delle assunzioni di Baldo Cucciardi nella sanità. Ogni settimana si annunciano le 5.000 assunzioni. Questo Porto Canale non si sa che fine farà. Intanto bisogna dire che su un finanziamento iniziale di circa 8 milioni di euro ne sono rimaste solamente 2, cioè ci faranno una pettinata sul Porto Canale che non risolverà nemmeno le sorti delle piccole imbarcazioni che vogliono entrare al porto. Lì abbiamo assistito a un ritardo della politica nel momento in cui fu chiusa la colmata, che giustamente passando il tempo è diventata laguna e qualche uccello di una certa rilevanza si è andato a posare. Lì cozza l'interesse pubblico con quello degli animalisti, che non hanno tutti i torti. La verità sta anche di un governo regionale che si è opposto in termini burocratici a determinate scelte di questa amministrazione e soprattutto manca il dato fondamentale, quello economico. Non ci sono i soldi per smaltire quella parte di rifiuti che non sono compatibili da portare dalla colmata B e di fatto chi ne piange le conseguenze. Ma in 7 anni non sono proprio riusciti a trovare questi altri soldi che potevano servire, anche perché era un finanziamento soltanto iniziale, questo poteva servire anche a poco. C'è stato un errore nel classificare l'opera non come infrastruttura ma come dissesto idrogeologico, che poi ha portato a una serie di pareri e di procedure eccessive che hanno di fatto stoppato questa grande opera pubblica che Mazzara da tempo richiede, perché abbiamo basato anch'io nelle scorse elezioni amministrative la nostra campagna elettorale sull'importanza di questo fiume, sul creare all'interno di quel fiume un porto dovuto che si affaccia alla nautica sportiva. Tutto questo non è più possibile. Tutto questo può essere risolto solamente da un deputato regionale con gli attributi e da un presidente della regione che lo segua. Bene, quindi oltre alla problematica porto, quali saranno i punti che porterai all'interno dell'assemblea regionale, non soltanto per Mazzara ma anche per la provincia di Trapani? Assolutamente sì, non bisogna inventarsi nulla nella prossima legislatura. Dobbiamo partire dai polmoni essenziali, classici, tradizionali come l'agricoltura e la pesca. Sulla pesca intanto bisogna far valere le nostre ragioni in termini di distribuzione delle quote tonno anche ai piccoli pescatori, che oggi non viene fatto e vengono riconosciute solamente ai colossi e alle multinazionali. Sulla pesca dobbiamo fare anche, come dicevo prima, dei provvedimenti tendenti al ripristino della flotta peschereccia, all'ammodernamento. Dobbiamo mettere mano ai porti, dobbiamo rendere efficienti i nostri porti, illuminati, e mi riferisco a Mazzara del Vallo. Questi deputaticchi di 4 soldi in soli 5 anni sono riusciti a impegnare solamente le somme per l'illuminazione, e poi dobbiamo passare all'agricoltura. L'agricoltura merita, esige di essere difesa dalle contaminazioni dei paesi rivieraschi e degli altri paesi minoritari dell'Unione Europea,
che praticamente attuano una politica di concorrenza sleale e di fatto i nostri produttori non riescono a reggere il confronto, non in termini di qualità, che noi abbiamo il miglior prodotto, ma in termini economici rispetto al mercato. Quindi bisogna tutelare il cittadino e bisogna informarlo che la fragola prodotta a Marsala non è la fragola prodotta in Spagna o in Marocco o in Tunisia. Questo deve fare il prossimo Presidente della Regione, per poi rimodulare tutta una serie di enti inutili partendo dai consorzi di bonifica. I consorzi di bonifica non sono più consorzi di bonifica, non c'è più nulla da bonificare nel territorio della provincia di Trapani, non siamo nel 1930. Questi devono diventare consorzi irrigui, bisogna mettere mano soprattutto alla rete idrica, al collaudo delle dighe che incamerano l'acqua necessaria, bisogna aumentare il bacino dei serbatoi e soprattutto bisogna ridurre il canone idrico in agricoltura, che nell'ultimo triennio è stato quintuplicato grazie all'assessore Cracolici del Partito Democratico. Hanno fatto una cosa bellissima: in bilancio hanno azzerato i soldi che venivano destinati ai consorzi di bonifica e di fatto il consorzio di bonifica, per pagare gli stipendi, per comprare un foglio di carta, una penna, una matita, ha dovuto aumentare il canone idrico in agricoltura. Ma la cosa ancora più vergognosa è che i nostri agricoltori pagano 19 euro ad ettaro per usufruire dell'acqua, al di là del fatto che la consumino meno. Cioè, non abbiamo nemmeno le prese individuali su ogni terreno, siamo nel terzo mondo. Noi assistiamo in Italia a milionari che costruiscono i pozzi nel terzo mondo e in Africa, e di fatto in Sicilia non abbiamo nemmeno l'acqua. Cioè, è paradossale questo. Direi di sì. Per poi chiudere il circuito dalla parte economica e sfruttare le bellezze paesaggistiche nel nostro territorio. Io penso solamente una cosa: nell'ultimo quinquennio Crocetta ha svenduto l'aeroporto di Trapani, requisendo le quote della provincia di Trapani, affidandola alla regione Sicilia, che ha distrutto il bacino d'utenza del nostro aeroporto. Noi non abbiamo più voli, fino a marzo non ci saranno più voli, a causa di un consiglio di amministrazione assente, a causa di tanti sindaci come Mazzara, che anzi negli ultimi giorni ha rimediato che non avevano aderito all'accordo di co-marketing in tempo, e bisogna valorizzare l'aeroporto con degli accordi seri, con un consiglio di amministrazione presente, restituendo le quote alla provincia regionale di Trapani. E poi che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere questi 5.000 impiegati comunali e dobbiamo distribuirli nel territorio. Io ho vissuto esperienze come Gibellina, dove un sindaco con degli assessori e un consiglio comunale con mille difficoltà non riescono di fatto a garantire i servizi ai cittadini perché mancano gli impiegati comunali. Non hanno impiegati comunali, chi pochi e chi troppi. E dall'altra parte vediamo 1.200 dirigenti burocrati che comandano più della politica all'interno della regione siciliana. Allora facciamo una cosa: facciamo un accordo con le università, facciamo un accordo con l'assessorato ai beni culturali e creiamo un collegamento, un circuito turistico all'interno della provincia di Trapani, dove il turista, arrivando in aeroporto, trova l'impiegato regionale che gli spiega il percorso e accompagna questi turisti per tutto il territorio. Li possiamo utilizzare in questa maniera, anziché grattarsi la pancia nelle scrivanie e rendere la vita impossibile a tutti i nostri imprenditori. Sicuramente mancano anche i trasporti. Insomma, da un aeroporto a una città, come ci si arriva? Di certo non ci si arriva. Sia con Trapani che per Palermo è difficoltoso. Ho avuto un'esperienza terribile con molti amici che stanno fuori, che magari si vogliono venire a passare qua una settimana ad agosto, e hanno difficoltà, si devono per forza affittare una macchina, devono essere presi, trasportati. Insomma, serve un trasporto pubblico. Assolutamente sì, di certo l'argomento trasporti non passa attraverso l'eliminazione della ferrovia. Anch'io ci avevo creduto, abbiamo capito che un'utopia è impossibile, piuttosto dobbiamo fare quello che fanno nei paesi civili. Sì. Inserire l'alta velocità, rimodernare i binari, rimodernare le città che siano compatibili all'attraversamento di questi determinati treni e accorciare i tempi di trasporto. Io ho visto dei servizi di Matteo Salvini negli ultimi giorni che constatavano come da Messina a Mazara del Vallo ci vogliono qualcosa come 10 ore ed è vergognoso nel 2017 fare questo. Dobbiamo anche aprire il mercato alle compagnie di navigazione e garantire ad ogni porto
della Sicilia collegamenti marittimi per le isole che si trovano più vicine. È vergognoso che Trapani abbia il monopolio a livello di crociere e collegamenti e porti come Mazara, Marsale e altre piccole realtà non abbiano la possibilità di poter usufruire di questi flussi turistici. Questo è un grande impegno, questa è una grande responsabilità che il prossimo Presidente della Regione dovrà portare avanti. Quindi cosa cambierà Cornello Musumeci rispetto al passato? Cornello Musumeci intanto si smetterà di fare clientela all'interno dell'Assemblea Regionale Siciliana e della Giunta e dell'apparato burocratico. Cornello Musumeci ha dimostrato nel suo proseguo dell'attività politica di essere uno con la schiena dritta, facendo saltare milioni e milioni di euro in gare d'appalto destinate a ditte in odore di mafia. Intanto dobbiamo ripristinare la legalità all'interno del palazzo, dobbiamo dimostrare sobrietà, essere d'esempio ai cittadini e soprattutto fare un po' più di politica e amministrazione e mettere da parte quelle che sono le vecchie logiche della politica che vedono Tizio nominato nel consiglio di amministrazione dell'aeroporto, Caio a capo del consorzio di bonifiche e tutte queste cose, queste logiche che non mi appartengono, non mi apparterranno e non ci apparterranno nella prossima legislatura. Quindi dare una ripulita. Assolutamente sì, questo è l'obiettivo primario. Se avrò la fortuna di diventare deputato, chiederò di essere inserito nella commissione parlamentare antimafia, perché bisogna dare un segnale a questo territorio. Non bisogna non avere più il coraggio di dire di essere contro la mafia, ogni fenomeno legato alla criminalità organizzata. Bisogna fare una scelta di coraggio: essere un delinquente o essere una persona per bene. Io l'ambiguità non mi piace. Ci sono deputati che bisogna estorcere con le tenaglie la parola antimafia. Io sono per la legalità, sono per la trasparenza e mi batterò per questo fino a ogni istante, l'ultimo istante della mia attività politica. Cosa ne pensi invece di tutti coloro che a votare non ci andranno? Perché saranno tanti, l'ultima elezione sono stati tanti quelli che non sono proprio andati a votare. Cosa dire a loro? Ma intanto li giustifico, la politica ha dimostrato di non essere più lo strumento attraverso il quale migliorare le condizioni di tutti. E quindi quando mi capitano persone, cittadini che vogliono esprimere questo dissenso non andando a votare, di certo non li condanno, è un atteggiamento che io non tollero, ma a questi cittadini vorrei fare solamente una semplice riflessione che spero serva a convincerli ad andare a votare. Non andando a votare, ugualmente il 6 novembre avremo un Presidente della Regione, 12 assessori e 70 deputati. Non andando a votare, noi favoriamo coloro i quali ancora vivono elettoralmente di clientele, di sistemi di potere e del cosiddetto voto certificato. Quindi l'unico modo per avere le persone giuste al momento giusto, con persone per bene all'interno dell'Assemblea regionale siciliana e di tutta la regione siciliana, è quello di andare a votare in maniera libera e in massa, scegliendo tra tutti i movimenti, tra tutti i partiti, quelle persone che dettano la propria attività politica attraverso il cuore e il sentimento nei confronti di questa terra. Quindi non andare a votare favorisce i dinosauri della politica che vivono ancora di cortesie, di mezzucci di basso livello, di ricatti e di fenomeni che spesso sfociano nell'illegalità. E magari a loro fa comodo allora, no? A loro fa comodo. L'astensionismo favorisce chi ha vissuto di politica per interessi personali. Perché se uno ha sempre 4.000 voti certificati, più si abbassa il quorum dei cittadini che vanno a votare, più forza contrattuale acquisisce all'interno delle aule che contano. Questo è chiaro. Quindi il mio appello ai cittadini non è quello di andare a votare e basta. Io dico ai miei cittadini di esprimere il voto utile. Il voto utile non significa votare chi di sicuro vincerà purtroppo queste elezioni, parlo di qualche deputato uscente. Il miglior voto utile è il voto libero, maturato nelle quattro mura di casa, una volta visto tutta la campagna elettorale e visto esporre ogni singolo candidato anche attraverso la sua storia. Bene. Per me parla la mia storia, sono una persona per bene che ama la politica più di ogni altra cosa, che ci mette sentimento e che vuole dare una grossa risposta alla vecchia politica all'interno del mio territorio. Bene, il nostro tempo è finito qui, purtroppo ormai è passata già mezz'ora. Ringrazio Giorgio Randazzo per essere Grazie stato a qui voi. Con noi, magari la prossima volta ti dovrò chiamare onorevole. Ah no, sarò sempre Giorgio Randazzo per tutti. Bene, grazie ancora, alla prossima puntata di Politica Oggi.